Ciao a tutti amici dell'olivo e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo una potatura di allevamento a vaso policonico su questa pianta qui. Questa pianta è stata posta a dimora all'incirca 2 anni e mezzo fa e come si può vedere si trova in un buono stato di salute. Varietà pendolino. Questo perché in tutto questo impianto abbiamo deciso di mettere un 10% di impollinatori e uno tra i migliori risulta essere proprio il pendolino, che vi assicuro fiorisce veramente da pazzi. Quindi è stata sicuramente una scelta eccellente. Inoltre, come possiamo vedere dalla presenza di erba, qui quest'anno per la prima volta andiamo ad effettuare un inerbimento permanente e infatti abbiamo anche seminato del favino tra le file e insomma tra un mese e mezzo verremo a sfalciare e quindi a trinciare tutto. E proprio per trinciare tutto abbiamo la necessità comunque di avvicinarci al tronco, pertanto alcuni tagli che andiamo a fare oggi sono principalmente volti a fare in modo che la trincia possa avvicinarsi per bene all'albero e quindi andiamo ad eliminare tutti i rami e rametti presenti al di sotto della nostra impalcatura principale. Quindi procediamo subito. Sul mio sito micheleoraziogiannone.com puoi trovare informazioni aggiuntive ai video, acquistare dei calendari di concimazione, chiedermi una consulenza dal vivo e molto altro. Dagli un occhio, micheleoraziogiannone.com. Ok, a questo punto non ci rimane altro che andare a definire un po' meglio le cime delle branche primarie. Perfetto, a questo punto siamo riusciti a evidenziare meglio le nostre 2 branche primarie e purtroppo qui abbiamo solo 2 branche primarie, stanno iniziando ad emergere altre branchette primarie sia a destra sia a sinistra, tuttavia insomma al momento ci sono solo quelle 2 branche primarie, pertanto c'è poco da fare se non appunto utilizzare quelle che si ha a disposizione. Andiamo ad effettuare anche questo taglio. Perfetto. E a questo punto non ci rimane altro che insomma aspettare e temporeggiare la risposta vegetativa ed eventualmente produttiva di questa pianta e organizzarci di conseguenza negli anni a venire. Nella speranza, ma sicuramente sarà così, che da questi 2 lati fuoriescano 2 bei succhioni che potranno diventare delle branche primarie. Adesso quello che ci rimane è semplicemente di andare a sistemare meglio la pianta al tuture. Inoltre, tutti gli attrezzi che abbiamo usato in questo video potete andarli a guardare nei link qui giù in descrizione. Come sempre, amici dell'olivo, vi ringrazio infinitamente per l'attenzione. Se avete delle domande o dei commenti, fateli qui sotto. Se il video vi è stato utile o di interesse, vi chiedo di supportarmi con un bel mi piace. Se volete continuare a rimanere aggiornati su questi argomenti, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!